Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. In quel tempo i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come cogliere in fallo Gesù. Nei suoi discorsi mandarono dunque da lui i propri discepoli con gli erodiani a dirgli: Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno. Dunque, di a noi il tuo parere. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? Mostratemi la moneta del tributo. Ed essi gli presentarono un denaro. E gli domandò loro: questa immagine e l'iscrizione di chi sono? Gli risposero: di Cesare. Allora disse loro: rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Parola del Signore. Oggi nella giornata delle missioni ci è capitato questo Vangelo, mentre preghiamo per le missioni, e è troppo lungo, passiamo per il Vangelo, che poi questo fatto della... comunque preghiamo per chi dà la vita per andare ad annunciare ad altri Gesù Cristo, no? Quindi preghiamo pure per noi che questo dovremmo fare. Non è che Gesù Cristo non si annuncia con le parole eccetera, ma si vive come Gesù, e così l'annuncio è presto fatto. Quindi dobbiamo pregare per tutti quanti noi, Il Vangelo che abbiamo ascoltato è forse sicuro: date a Cesare quel che è di Cesare, cioè proprio usando pure il prete, pure noi preti, le prete che non sono le ordinate, le donne ordinate sacerdote, ma sono le pietre della di cui è lastricata la nostra città.
e come tale e quale, come è detto, così non è capito. Perché se c'è una cosa che Gesù non ha detto in questo, per come lo intendiamo noi, è proprio così. Cioè noi ormai è diventato il principio, date a Cesare quel che dice Cesare, dai a ognuno il suo, no? Ecco, unicuque suum, principio romano, diritto romano, e che nessuno si è inventato niente. E invece Gesù non sta dicendo assolutamente questo, perché poi da questo vengono tutte le teorie, allora lo Stato, la Chiesa, due soli, uno sole, la Luna, una coppanata, una sottanata, uno è... Noi in Italia abbiamo fatto, poi le abbiamo fatte tutte, compreso quello che abbiamo dato proprio tutto il potere alla Chiesa, c'è stato pure il tempo in cui eravamo l'uno e l'altro, monarchici, eravamo proprio, no? Ma Gesù non intendeva questo, non voleva questo, e non, però sono di quelle cose che sono interpretate così e ormai vanno. E allora cerchiamo di capire che cos'è che voleva dire Gesù. Che cos'è che ha detto, che voleva dire. Allora, il contesto lo sappiamo, ormai ci è arcinoto, no? Che quest'uomo dà fastidio e ha da morire, no? E chi è stato a messa durante la settimana lo abbiamo letto in Luca, no? E abbiamo visto che Gesù, se ce l'ha con una classe, è proprio la classe dei farisei, non è che ce l'ha, è che, come dire, se tu dici una cosa poi è meglio che la fai. Se no state zitto, non è che se tu ti poni come un modello, perché il fariseo, questo è, fariseo significa separato, era gente che si separava dal mondo per vivere solo per Dio. Cosa voglio dire? È come una monaca in clausura o come un prete che dice, ma tu, nessuno ti ha obbligato, fu prete, fallo. Quello che non va è che poi tu fai una e poi fai un'altra, che quello non ne funziona. Quello non è buono, perché tu non sei più un modello allora. Allora, se tu ti poni come modello, tu fariseo, devi farlo fino in fondo. Se non lo fai, lascia perdere. Per cui ce l'ha, non contro queste persone, perché Gesù non ce l'ha con nessuna persona, ma contro certi atteggiamenti, contro certe posture, visioni, modalità. Questo sì, perché sono non virtuose, ma sono peccaminose, fai peccato e induci pure al peccato. Quindi, però chiaramente quando Gesù parla così, ma chi l'ascolta? Nessuno, non mi pare. E quindi questi li ha trattati proprio, gli ha detto che sono ipocriti, che è gente che, come dire, dice una cosa ma ne fa un'altra, sono attaccata ai soldi, perché giustamente poi erano separati dal mondo, loro no. Però poi si pigliavano, no? Riscuotevano, ma non direttamente, perché non potevano. E come campavano? Come campavano? Tu che ti sei separato dal mondo, come campi? E allora dici, siate, no? Per cui erano... E allora questi qui hanno capito che Gesù deve essere fatto fuori, soprattutto perché fa saltare proprio tutto il sistema, sistema tempio, sistema sacro, no? E, è un fatto, Gesù non è morto per i nostri peccati, scordatevelo, è morto perché questa gente, ok? Poi noi abbiamo fatto una lettura e diciamo che muore per i nostri peccati se noi viviamo la grazia. Se no, se tu devi dire storicamente perché è morto Gesù, perché chi se l'hanno fatto fuori, perché ha fatto saltare tutto un sistema e quindi bisognava farlo fuori. Tant'è vero che combinano di farlo fuori, perché poi il sistema, soprattutto quello religioso, lo sa bene, se muore martire è peggio che peggio, perché i martiri sono ancora più pericolosi di chi li vive puoi sempre accattare, ma chi li è morto non può accattare più. Quindi, se sono morti per la causa, poi Dio ce ne liberi. Quindi devono, avete sentito l'introduzione, devono cercare di farlo cadere su qualcosa che esce dalla sua bocca, che dice lui, no? E siccome Gesù a fare cose fa buone, ma a parlare, diciamo che la bocca non la tiene troppo, Quindi dice questo, prima o poi lo facciamo cadere in qualche tranello. E quindi
gli propongono, questo è il primo, poi vediamo gli altri la settimana scorsa, questo è il primo in cui devono cercare di farlo cadere. E quindi vanno loro, ma non è sacrestano, mica viene un prete. Quando gli dà l'offerta, mica viene il prete, viene un sacrestano, proprio se faccio un prete. Quindi la da sé che dice, hai capito, ho capito l'ammasciata, ho capito quello che devo fare, eh? E quindi mandano i propri discepoli, i discepoli di Farisei, insieme con gli erodiani. Uriaula è l'acqua santa, perché gli erodiani erano per Roma, no? Erano a sostenere il re fantoccio, questo Erode che era stato messo lì da parte dei romani, no? Che doveva semplicemente fare il re, regnava come voleva, basta che pagava il tasse a Roma, poteva fare tutto quello che voleva, governare, credere, non credere, sono problemi dei romani. Quindi questo, voglio dire, noi perché siamo, come dire, un po' parteggiamo per i romani, voglio dire, perché diciamo che sono italiani, sono però grandi fetendoni, voglio dire, non è che erano come tutti quelli che vanno a casa di altri. Per con la forza entrano e dice, però non ti preoccupare, tu solo che la proprietà muore, la casa tua è mia, però tu ci puoi vivere, tieni la nuda proprietà finché non muore, mi dai la tassa ogni anno, però la casa non è più la tua. Così facevano, non è che non, è un altro modo, vogliamo chiamare un altro modo, così facevano. E riscontrano, e le tasse su tutto, su qualsiasi cosa, quasi quasi più tartassate degli italiani. Si dice che il 50% del guadagno di una persona a quel tempo andava in tasse. Il 50% doveva pagare tasse. Cioè c'era la tassa sulla strada. I romani costruivano le strade. Sì, poi tu ci camminavi sopra, dovevi pagare. Si chiamava pedaggio. È una cosa che abbiamo inventato qualcosa noi, no. Le tasse sui mestieri. Capito? C'è quel film che mi hanno fatto vedere, questo di Chosen, là, quello... Quando Pietro va a pescare di Frodo, perché pesca a notte, Pietro, e non paga tassa, vende di Frodo il pesce. Ma questo per farvi capire che pure su quello, tu facevi un mestiere, dovevi pagare. Una transazione, pagavi sulle transazioni economiche che venivano fatte, come l'IVA, queste cose, cioè niente ci siamo inventati. Noi pensavamo che essere, chissà cosa ci eravamo inventati, niente, tutto in tassa. Ma se c'era una tassa odiosa, era questa qua, perché questa qua, questa del, quando dici un denaro, il denaro era la tassa pro capite. Appena facevi, se tu eri un omino e facevi 12 anni, dai 12 anni dovevi pagare una tassa, un euro, un denaro che era la paga di un giorno, diciamo, di un operaio di un giorno all'anno per la tua esistenza. Era come quella tassa odiosa che chiamavano bollo di circolazione. Infatti l'hanno chiamato, ho detto, bollo di possesso. Perché la gente dice, ma io non circolo, non la giava va. No, tu perché tieni la macchina, pure se la guardi, l'hai comprata, e papà. Si nato, e papà. Campi, e papà. Dice, ma come mi hai fatto campare? Tu mi hai fatto nascere tu? No, mia papà. Devi pagare. Quindi io ho diritto sulla tua vita. Capito? Non solamente quello che io pesco nel mare, che benedetto Dio, l'ha fatto Dio il pesce nel mare, la fatica è la mia, perché devo pagare a te la tassa? Va bene, ti sei impossessato del mare, ma pure della mia vita, ti devo pagare perché esisto, non me la fa pagare Dio questa tassa, la devo pagare a te. Quindi va proprio su quella più, se c'era una tassa non se la pagare, era quella. E il sistema, diciamo, religioso di questi farisei eccetera, è chiaro, teneva qua o da qualche altra parte, insomma, il potere romano, tant'è vero che il messia che doveva venire doveva cacciare i romani, cioè liberare da questa oppressione, liberare da questa tassazione, i tartassati, ci ricordo qualcosa, liberarci da questo, e finalmente arrivava lui. Oh. Gli erodiani invece esatto opposto, campavano di questo. Quindi capito, vanno là e gli fanno la sviolinata, l'allicamento. Tu che sei un uomo giusto, che
che dici la verità, che dici sempre, che parli, che non guardi in faccia a nessuno, che, cioè, premessa è quello che dici che è l'Evangelo. Giustamente era Gesù, quello che diceva era Vangelo, no? Quello che dici, quello è, perché tu non dici, non sei servo di nessun potere, quindi quello che, quindi dici, imperativo. È lecito o non è lecito? È giusto o non è giusto? È vero o non è vero? Sa da fa o non sa da fa? Allora qui Gesù, come dire, se ne esce alla grande. È qui che la nostra interpretazione, perché noi leggiamo Gesù in questo modo come un che poi li ha messi a loro, no? Tant'è vero che se ne vanno. Ma Gesù dirà tutta un'altra cosa, perché Gesù alle domande che tu gli fai non ti risponde mai, come Dio. Quindi a voi gli ci fate delle domande, non vi risponde. A voi gli ci fai preghiere, non vi risponde. Ma come, non risponde alle preghiere? No. Per questo voi pregate e non sentite mai. Per questo voi pregate e non ottenete. Perché lui non risponde, non ti risponde alle tue preghiere. Perché le risposte che dà sono sempre al piano superiore, a un'altra parte. Per questo a noi sembra che non risponda. Questo non può rispondere a questa domanda. Infatti dice, ipocrita, poi gli dimostra la loro ipocrisia, no? Dici, ma perché dovrei dire sì, no? Devo solo decidere di che morte morire, se devo morire per il potere sacro, per la religione, o morire per lo Stato, che se dico che non si pagano le tasse, ma c'è Roma. Se dico che si devono pagare, mi uccidete voi perché il Messia ci doveva liberare, che Messia sono? Cioè, per forza devo morire, per forza è così, per forza è come dici tu, per forza ti già guarì la coscia. E se non te la guarisco, non sono più Dio. E se la guarisco a te, perché non la devo guarire pure a lui? Perché tu sei figlio a me e lui no. Ah no, perché tu mi preghi e lui no. Ma se lui non mi prega perché non mi conosce, non è più disgraziato di te che conosci. E non avrebbe più diritto lui di avere una coscia guarita rispetto a te. Quindi tutte le nostre preghiere sono sempre a partire da noi, in questo senso non vi rispondo, per carità, continuate a pregare perché Dio risponde sempre, ma state attenti quando chiedete le cose, perché lui vi risponde, ma un'altra dimensione. Se tu gli dici fammi guarire il piede, dice, ma che ci fa questo piede guarito? In che strada devi andare? E secondo, ma se ti fa male il piede, sarà perché stai percorrendo vie che dove non dovresti andare? Non è solo la circolazione, quello vacci, sì, perché a una certa età, sai, la circolazione, il coscio, vacci domirica. Però la domanda più profonda è dire, ma dove sto camminando? Che strade sto facendo? Perché cosa sto usando il mio percorso vitale? Perché cosa sto usando la mia esistenza, la mia vita? Questa è la domanda più profonda, a quella Dio risponde. A quella sì, sempre. Alla guarigione della gamba non lo so, succede, non succede, a volte è pure per bravura dei medici e succede per bravura loro, ma all'altra perché non te la sei posta la domanda, per questo non può. Allora dice, gli dice ipocrita e dice, gli dimostra la sua ipocrisia, dice c'avete una moneta, fammi vedere, e tirano fuori la moneta. Avete ascoltato la prima lettura? Secondo voi perché c'era quella prima lettura sul primo comandamento? No? Che non ti devi fare un'immagine, non devi avere, no? Perché sulla moneta c'era l'immagine dell'imperatore, il quale imperatore si autoproclamava Dio. E questa divinità che è l'imperatore ha il suo sistema basato sulle tasse, basato sul raccogliere le tasse, tu mi paghi, ha il suo culto, che tiene i soldi, ha il suo sacrificio, è tutto il suo sistema. Come che lo tieni in tasca? Come che tu fariseo hai in tasca qualche cosa che ti dovrebbe inorridire? Perché è un'immagine, hanno fatto un'immagine di Dio su una moneta. Quando il comandamento di Dio che non ti deve fare immagine. E poi
per non dire stiamo nel tempio. Ma se voi vi siete inventati i cambiavalute, perché l'immagine con l'imperatore non può entrare dentro, perché appunto è un'immagine profana, blasfema, è una bestemmia, e l'hai, cosa hai fatto? Hai inventato le monete di cambio, che non valgono niente, come vi ricordate i check, quelle di carta, i 100 lire, i 500 lire, niente. Non valgono niente, sono pezzi di carta, sono cose, ma che qua dentro valgono, eh? E chi è che stabiliva quanto valevano? Avete capito a me, eh? Perché poi dopo chi li incassava? Queste carte, queste cose fasulle, chi le incassava? Il tempio, a Dio andavano. Infatti Dio tutti i giorni poi andava a fare la spesa, scendeva col figlio, lo Spirito Santo dice che ci accattammo oggi, che ci hanno offerto. Cioè chi i gestori di questa cosa? E che facevano? E pigliavano e ricambiavano. Come? E rivendevano a te domani, che mi davi la monetina quella che vale. E io ti davo quello che non vale, non vale niente, che qua dentro ha un valore assoluto, perché senza di questo Dio non ascolta le tue preghiere, tu non fa. Vedete che il sistema è uguale. Non ascolta le tue preghiere, perché se non pava non puoi appicciare la cannella, se non appicciare la cannella Dio non ti può fare la grazia, se non ti fa la grazia te ne vai, povero disgraziato che sei tu. Quello ti manda in galera, io ti mando all'inferno. Sistema uguale. E allora Gesù dice: è il sistema che bisogna cambiare, devi uscire fuori da questo sistema, se no sei ipocrita. Tu usi il sistema dei romani e poi vieni a dire a me: vuoi fare il puritano, vuoi fare no? E poi tu che sei più onesto, si campa di questo e viviamo di questo. Siamo in uno Stato, paghiamo le tasse, lamentiamoci se non ci dà il corrispettivo alle tasse che paghiamo, quello sì. Ma se la strada te la dà, la strada devi pagare. Se tu vuoi andare a Milano e ci vuoi andare a 150 all'ora, saltando gli autovelox, voglio dire, paga. Paga. Se ci vai a piedi non devi pagare nessuno, perché il buon Dio non ti fa pagare niente. Il coscio te l'ha dato e puoi andare. Le strade non ti fanno pagare il pedaggio. Ehi, ma quanti siete? Il pedaggio non lo pagate. Capite il sistema che Gesù, per cui dice: guarda, qual è l'immagine che sta su questa moneta? È l'iscrizione. E beh, Dio è di Cesare. E allora dice: non date, restituisci. Restituisci a Lui. Perché dare si deve dare solo a Dio. A Lui devi restituire qualcosa che ti ha dato in prestito. Con questo Gesù dice: i regimi, vuoi fare un democratico? Vuoi la democrazia? Vuoi l'oligarchia? Vuoi, ma fai quello che vuoi. Fai quello che vuoi. Non interessa a Dio. È un sistema che vi create voi uomini per far andare meglio le cose. C'è chi vuole un re, vuole un ladro solo. No, così sa a chi dare la colpa. E chi invece ne vuole tanti, quindi se ne elegge tanti. Così non sa dove deve sparare, quando deve sparare, dice: perché è tutto uguale. Dice: mo andiamo a destra e pigli e metterla in coppa. E dice: ma è strano. Cioè, io ci metto a destra, ci metto a sinistra, ci metto là sotto, ci metto la coppa, un risultato non cambia. Cambiando l'ordine degli addenti, il risultato è sempre lo stesso. Cioè, io non tengo i servizi e io, il povero è sempre più povero. Ma io, cioè, c'è qualcosa che. E dice Gesù: guarda. Così è, ne scegli uno, ne scegli un altro. Il problema però è un altro, che tu porti un'altra immagine. Sulle monete, quella a cui tu dai valore, c'è l'immagine di questo mondo, e su te che sei il valore, c'è l'immagine di Dio. A quella però dai culto, a questa tu no. Per quella sacrifichi la vita, per questa no. C'è un valore supremo che è la vita degli uomini, che sono le persone, che è un uomo. Un valore? Non lo aveva allora, ma perché oggi così è? Ha valore un uomo? Ha valore un uomo? Finché consuma.
quando ha fatto 80 anni in un paese. Facciamo l'eutanasia, gli buttiamo via. Ancora chi tiene una capa buona che magari scrive qualcosa, ma quando non si allanisce ne buono più a niente, consuma solo, ci è di peso la maità, buttiamolo. O creatura, perché secondo voi vale un bambino, vale perché ti fa cattare i pannolini o latte, vale perché è un consumatore a sua insaputa, ma perché c'è qualcuno che li difende. Ma dopo sono difesi più gli animali, più cani, gatti, eccetera, che non gli uomini, no? Poi non voglio, come dire, sempre, perché c'è una cosa, però io vi devo far rendere conto. Cioè, si spende più per cibo per cani e gatti, con tutto quello che spendiamo per gli animali domestici in cibo, no? Sfameremmo un paese dove la gente si muore di fame. Possibile. E che non significa che ammalare questi poveri animali. Ma senti, ma se l'hamburger e tutte quelle schifezze che ti mangi ti fanno venire i tumori, non ti rendi conto che a questi poveri animali ci fai venire i tumori pure tu, che ci accatti queste cose? Quando gli animali si mangiavano quello che mangiavano i cristiani, avevano le malattie dei cristiani. Mo tengono i tumori perché i cristiani tengono i tumori, ma perché i cristiani mangiano schifezze e danno schifezze. No, è tutto certificato, questa è l'altro, la cosa della certificazione. Tu devi essere in regola, certificato. Un certificato di chiesto, la conformità. A che sta conformità? Questo è il Dio su cui tu sei legato, tu sei conforme. A chi? A chi dovrei essere conforme? Perché mai dovrei essere conforme? Perché? Non voglio buttare giù la... Però capite che quando... Io l'altra volta ho ragionato con uno. È lo Stato, il diritto dello Stato. Il diritto dello Stato viene dopo il diritto della persona. O no? O perché sei stato chiudi la frontiera a Civaggio e Dammare? Perché sei Stato? Non sei un criminale? No! Su faccia sei un criminale allora. Se lo fai tu che sei lo Stato, non sei un criminale. Oh, le persone prima di tutto. La persona, perché c'è un'immagine in quella persona, che è Dio. Non è tutto per questa moneta, non è tutto per questo soldo. Tutto si fa per questo. Per questo sì, si sacrifica ogni cosa, pure il tuo tempo. Non tieni tempo per nessuno, nemmeno per gli affetti, perché la fatica, i soldi, perché ha già cattato, già via. Lascia stare, che tu c'hai un'altra immagine, non la curi mai. Questo è quello che dice Gesù, no a Dio, no a ognuno il suo, no, tu hai un'immagine dentro di te, che è quella del tuo Dio. E se dimentichi questa e vivi per le altre immagini, tu sei perduto, tu sei perso, tu diventi un ipocrita. C'è una farsa. Se uno che sta su questa terra che recita una parte di quello che sta buono, che tu un ristorante, a bottiglie, a morire. Punto. E vediamo a chi rendi conto. Vediamo quando vai dall'altra parte e trovi che non somiglia a Berlusconi quello che sta dall'altra parte, proprio non gli somiglia per niente. E tu hai vissuto tutta la vita per somigliare a Berlusconi, capito? Tutta la vita per il rampante, quello che ha ancora 80 anni, sta tutto così, tirati come che? No, il nostro Padre Eterno ha delle rughe profonde di migliaia di anni, perché sono le rughe dei suoi figli che gridano, della gente che soffre, sono scanali dentro la carne. Non si è allisciato, si è fatto un lifting e sta sempre giovane, perché grazie a Dio non muore mai, è eterno. No, soffre da Abele, che è stato ucciso ingiustamente, fino all'ultimo che su questa terra morirà e soffrirà ingiustamente. Bambino, vecchio, giallo, verde, nero, che tiene torto e che tiene ragione, è sempre figlio suo, quindi per lui soffre, è palestinese ed è israeliano. Soffro uguale, sia che muore di qua sia che muore di là, non è partigiano, non tiene una parte, la sua parte sono i figli, punto. E questo, e a questo Dio tu non dai, a questo Dio tu non dai. Poi vi lascio, che mi sono troppo
puro sudato. Beh, perdonate, ma io non mica mi preparo prima a queste cose, però ogni tanto vengono queste, perché forse è troppo, veramente viviamo in un mondo troppo, cioè suggerirlo sì, e che dice alza la voce, alza più forte, poi già passa. Capito, veramente viviamo in un mondo stranissimo. E invece voglio dire l'ultima cosa che volevo dire, ve la accenno solamente, perché questo è più... Ditemi l'immagine e la scritta più famosa. La scritta più famosa, lo sappiamo? Quello che ho scritto, scritto. E l'immagine è quella che sta sotto. Chi le ha figura la nostra? Quella è la nostra figura. Io manca la scritta perché non è coeva, perché la croce non è coeva, il Cristo sì è antico, ma la croce è stata fatta recentemente, quindi l'inri non c'era. Quella è l'immagine. Quello. Tutto ciò che somiglia a quello vale, è moneta che vale. Tutto ciò che non somiglia a quello non serve a niente. Tutto quello che non gli somiglia non serve a niente, a niente, a niente. Perché in re, Jesus Nazareno, chiste Gesù Cristo, chiste Dio, chiste o Padre Eterno. Questo, quest'uomo qui, questa immagine qui, questo è quello che vale nella vita. Vale nella vita ciò che è donato, quello che prendi non serve a niente. Vale nella vita quella povertà dove c'è solo quello che è necessario, la tua esistenza. Il resto non serve. Non serve a niente. Quindi è inutile che vestiti, scarpe. Quella è giusta. Quando muore vai sottoterra, manca le atene. Te le mettono di cartone, che tanto cioè, per risparmiare, ci mettono pure le scarpe buone, le cartone. Se no se le prendono i becchini, quindi conviene metterle di cartone. No? Fanno. Quella è la nostra immagine e io lo lascio a voi, perché voi che venite qui lo sapete, io non sto parlando della sofferenza, no, assolutamente. Quello è Dio, uno che ti ama a tal punto che non si pensa, e muore per te, muore d'amore per te, punto. Tutto ciò che fai morendo d'amore per qualcuno è una moneta che vale, il resto è fasullo, è fasullo. Quindi il 99,9% delle cose a cui dai valore non servono a niente, a niente, a niente. Sono solo preoccupazioni, affan, tasse che va, cosa. Mentre quello 0,10000 che, a cui tu non dai conto, è l'unica cosa che serve. È il fatto che l'hai dato, è il gesto che hai fatto, è il fatto che ti sei spogliato, è il fatto che hai detto che Dio mi ha insegnato che non c'è nulla che valga fuori del dono di sé, fuori dell'amore. Non c'è niente. E questo è Dio, questa è la scritta, questo è Dio. È uno che ama fino a questo punto. Tu sei uomo, sei figlio a me, tieni la mia immagine. Se vivi così, vali. Se non vivi così, sei moneta fasulla, falsa. Non serve a niente. Capite che non c'entra niente, data a Dio e data a Cesare. Gesù sta dicendo tutta un'altra cosa. Sta portando il discorso su un altro pianeta, sul pianeta dell'interiorità, sul pianeta della tua vita, della tua esistenza, della quale non devi rendere conto a nessuno, se non a quel cuore dentro che hai, a quello spirito che dentro che hai, a cui ti devi conformare, perché quella è la tua vera identità, quella è l'immagine che porti, il resto si compra, si vende, un venditore vale l'altro, no, un governo vale l'altro, una cosa, non c'entra, scegliamoci quello migliore, facciamo quello. Ma se un governo non fa questo, sarebbe da far fuori. Se un governo non rispetta chi dona, se un governo non ama i suoi cittadini che spendono la vita per gli altri e paga milioni di euro a gente che si diverte e va pure a giocare, che non gli basta un divertimento,
perché induce al peccato. Vedete come è corrotto il sistema. E poi a uno che sacrifica la vita, che dà la vita tutti i giorni, che si va a studiare la lezione per poi portarla, per dire credo ancora che l'umanità educata possa venire fuori, possa venire. Beh, ce l'hai 1.000 euro. A uno che rischia la vita perché difende la vita dei tuoi figli, di quelli che stanno per strada, ce l'hai 1.500 euro. E a Chellata ce ne hai 15.000. E ci ha mettere pure la scorta, perché quello vuole ammazzare, ma chi lo vuole ammazzare? Chi se lo ammazzano forse qualche volta qualche ragione ci sarebbe. Vi pare? Stati che fanno questo, sistemi che fanno questo, sono sistemi contro l'uomo. E non sto parlando di destra, sinistra, centro, lasciate perdere. Cioè, allora, scegliamoci quello che va bene, ma non dipende da noi questo. La nostra vita dipende da altro. Non fateli entrare nelle vostre camere da pranzo, nei vostri frigoriferi, nei vostri letti, lasciateli fuori, la vostra casa, dentro di voi c'è un'altra immagine, curate quella, lasciate stare, il resto è l'esteriorità, serve finché serve, sa da fa, paghiamo le tasse perché è giusto pagarle per i servizi, se non mi dai i servizi, scusami tanto, ti chiedo perché non mi dai un servizio, la tassa poi sta suonando. E continuiamo, perché adesso noi quando veniamo a messa ci cibiamo di questo, di quell'immagine lì. Quell'immagine diventa il nostro pane. Noi ce lo mangiamo, dice, è ovvero, è così. Quando sono cretino, quando sono stupido, quando sono fuori, quanto sono fuori, quando sono andato lontano, mio Dio, da me. Perché la vera vita è questa. La vera vita è prendete, mangiate. Questo è il mio corpo dato. Tu mangi, prendi e mangi, e poi devi dire a chi ti sta vicino, a chi ami, prendi, mangia, perché questo mio corpo, questa mia esistenza è per te, è data per te, è al tuo servizio. E questo è il valore aggiunto della mia esistenza, non i soldi che ho messo nel cappello di quello che sta fuori. Questo è il valore aggiunto, la mia vita donata per te.